quello che ho detto lo ripeto. Terza serata di Sette Libri per Sette Sere. E il viaggio che faremo questa sera è un viaggio un po' articolato. Perché? Perché da un lato abbiamo delle foto splendide della nostra Aspromonte che ci raccontano di una terra che noi non conosciamo pure abitandola. E questo è un primo fatto. Ed un secondo fatto, parliamo di Samos e parleremo poi di che cosa? Di un medico che va a fare le vacanze a Samos e io gli chiedo: ma come hai fatto a scegliere queste vacanze? A presentare Michelangelo Bartolo, poi ci sarà Alessandro Filingeri. Però andiamo con ordine, una cosa alla volta. Io chiamerei qua adesso a farci presentare queste foto Rosario Ceraulo. Rosario, avvicinati. Vieni, vieni da questo lato, vieni. Prego, prego Rosario. Allora, raccontaci tu un po' di queste foto. Buonasera a tutti, benvenuti. Grazie al Presidente per accoglierci in questa bella location, al segretario e a tutti voi. Allora, la storia, se si può chiamare storia, ha un colpevole. E il colpevole è qui tra noi, un signore di cui mi onoro di essere amico, Carmelo Albanese. È uno dei più grandi conoscitori dell'Aspromonte, secondo me, che abbiamo assunto. Possiamo lanciare il filmatino? Sì, mandiamo il filmatino. Mandiamo il filmato. Ok, allora ci facciamo diretta. L'Aspromonte di Francesco Perri, lo scrittore di Careri, che nel 1928 dedicò un suo romanzo agli emigranti che partivano in cerca di migliori fortune, descritto in una mostra fotografica itinerante, 12 tappe in altrettanti centri della Locride. In autunno la mostra dovrebbe approdare nelle scuole. Il servizio di Antonio Condò. C'è giorno l'occivei, vanno puntana. Dalla località Guardia di Careri, un balcone naturale su un incantevole paesaggio aspromontano, la signora Giuseppina intona un antico canto degli emigranti diretti verso l'America in cerca di fortuna, il dolore di tanti figli, di tanti mariti che lasciavano le loro famiglie. Immagini, racconti descritti nel 1928 da Francesco Perri, scrittore, giornalista e poeta di Careri, convinto antifascista e meridionalista, battutosi per la libertà e per la giustizia, morto nel 1974 all'età di 89 anni a Pavia. Francesco Perri, a mio parere, è stato il primo autore che ha descritto l'emigrazione e che l'ha descritta bene nei dettagli drammatici in cui si frisava in quegli anni con la gente che lasciava questa terra e che non poteva vivere un futuro migliore. A Perri, l'associazione che ne porta il nome ha dedicato un'originale mostra fotografica e letteraria itinerante che racconta attraverso l'istantanea di Carmelo Albanese, i contributi di Rosario Ceraulo e le altre antiche foto, il fascino dell'Aspromonte quasi dipinto dallo scrittore nelle sue opere. Abbiamo visto in alcune foto che il testo di Perri corrispondeva quasi che Perri stesse facendo lui la foto. Sono delle foto a cui i testi letterari arricchiscono, danno anima alla fotografia. Quindi Aspromonte prende storia, prende attraverso le parole di Perri e le foto un territorio diventa intellegibile. La mostra, partita il 1 agosto da Roccella Ionica, si concluderà il 5 settembre a Polsi, dopo aver fatto tappe in 12 centri della Locride. In settembre coinvolgerà le scuole del territorio. Ritorna a città. Allora, ritorniamo a noi. Allora, vicino al microfono. Vicino alla bocca. Questa storia nasce per caso. Buttalo. Dicevo, professionalmente nasco a Milano sotto un ritrattista e quindi di conseguenza sono un ritrattista. Mi trasferisco in Calabria e conosco Carmelo Albanese, il quale veniva da me a stampare le foto. Immediatamente mi rendo conto di trovarmi davanti a un qualcosa che non avevo mai trattato, una foto paesaggistica di una bellezza incredibile. Mi resto affascinato, ne parliamo, diventiamo amici,
e mi dice facciamo una mostra, perché no, facciamo una mostra. Mi parla dell'associazione culturale Francesco Perri, contattiamo il presidente che viene fuori, anche lui d'accordo, mi procuro il libro di Francesco Perri di Granti e me lo leggo tutto in un fiato, finisco alle 3 di mattina. Dopodiché ci mettiamo a lavorare, il paletto era che la mostra doveva essere fatta bene, veramente il massimo dell'impegno. Non è stato difficile, le foto che avevamo, almeno ne ha un database con migliaia di foto. Il difficile è stato trovare il riferimento dello scrittore, e quello è stato difficile. Se vedete là c'è una foto in cui dice, lo scrittore dice: a metà costa era nata una quercia e stormiva al vento leggera, e lì c'è la foto della quercia nata a metà costa. Se pensiamo che il libro lo scrisse nel 28, è incredibile questo. È incredibile anche quell'altro, c'è un bianco e nero, che l'autore è anonimo, non lo conosciamo, ma che mi emoziona due volte. La prima si chiama Veniamo da Pandore, abbiamo una malata. E questa Mariuzza, che promessa sposo a un emigrante, tornò, questo emigrante tornò malato di sifilide. E malgrado questo, Mariuzza lo sposò. Ovviamente si ammalò anche lei, e la portarono a dorso di mulo al santuario di Possi per chiedere la grazia alla Madonna. E l'autore dice: accanto a Ginevri si vedevano nella pietraia residui di fuochi spenti. Mi emoziono due volte, perché io questa esperienza la feci da bambino. Io mi ricordo da bambino che i miei mi portarono a Possi. E con noi c'era un mulattiere, il quale con due ceste, i cofani, ci mettevano bambine là dentro a turno, e feci anche io questa esperienza. Quindi nulla, ci mettemmo a lavorare, ci inventammo, non avevamo riferimenti, ci inventammo falegnami, decoratori, grafici, e riuscimmo a finire questa cosa. Questa cosa capimmo che funzionava quando a Roccella, in un convegno convento dei minimi, grazie, e da un giorno se la tendono 6 giorni. Allora lì capimmo che la cosa funzionava. Dopodiché venimmo avanti, fummo al Lions di Loki, fummo a Sireno, fummo a Bartone, c'era il procuratore della Repubblica, fummo a Povalino, fummo a Benestare, a Bianco, a San Luca, finché approdammo a Possi. A Possi stette una settimana, la mostra fu vista da migliaia di persone, era la festa. L'altra esperienza, perché il nostro intento era divulgarla nelle scuole, l'altra esperienza la facemmo nella scuola media di Artore. La dirigente scolastica ci accolse con grande entusiasmo, offrimmo alla dirigente un corso di fotografia che facemmo io e Carmelo, di 4 mesi, i bambini affascinati. Uno degli insegnanti un giorno mi disse: io la classe così non l'ho mai vista, e si parla di 25 ragazzi veramente affascinati. Tuttora nella scuola media c'è nell'androne le foto dei bambini così tanto di nome. E per finire ne stiamo preparando un'altra, sempre con l'associazione, sempre sul libro, stavolta Racconti da Spromonte. Sono 15 racconti brevi, e di ogni racconto noi faremo una cosa strana stavolta. Allora, per esempio, il primo è la leggenda del melograno. Sulla stampa su tela, sulla destra c'è uno still life di questo melograno, e a sinistra c'è una pittura ad olio di un maestro pittore di Gioiosa che si chiama il professor Franco Arbocida, dove dipinge questa zingarella che è seduta sui gradini di questa casa, sta mangiando un melograno, e di sotto lo scrittore dice a Zingarella: se me ne dai un'altra, questa la mangio io perché ho tanta sete, e sarà refrigerio per i tuoi morti. Quindi saranno 15 tavole, foto pittoriche. Quindi, se ho ben capito, ci stiamo prenotando per l'altra edizione di 7 libri per 7 sere con questa novità. Grazie, grazie. Grazie a tutti voi, grazie a tutti. Va bene,
Allora, vabbè, vi annuncio che domani parleremo di scuola e sarà qualcosa di interessante perché parleremo fuori dalle righe, quindi nessuno schema prefissato. Quindi ritorniamo a Sette Libri per Sette Sere e ritorniamo a questa, diciamo, questa cosa che non mi so spiegare. Un medico che va a Samos in vacanza, io me lo vorrei fare spiegare. E vorrei chiamare Alessandro Filingeri. Alessandro, c'è il microfono. Intanto ti ringrazio. Allora, Cosimo. Cosimo, intanto ti ringrazio, ringrazio tutti quanti che siete qua. Samos è un libro che ha scritto Michelangelo, un nostro amico, un medico che con la sua professionalità, la sua inventiva, aiuta tanto la popolazione africana anche con la sua associazione. E a un certo punto fa un viaggio solidale e deve scegliere dove andare. Comincia così e nomina la Calabria e dice: dove devo andare, in Calabria, in Sicilia? No, vado a Samos. Leggo il libro e vedo un sacco di parallelismi tra Samos e la terra che ci circonda. Samos è nel Mare Egeo, isole greche, cultura grecanica, come ci contraddistingue anche a noi, della Locride, no? Samos, famosa per aver dato più che altro i libri di Natali a Pitagora, Epicuro. Noi, qua nella Locride, abbiamo dato i Natali a Senocrito. Abbiamo personaggi. E quindi ho detto: perché non far raccontare a Michelangelo la sua storia, che poi la storia nella storia, la storia di molti profughi che arrivano disperati da altre terre meno fortunate e approdano, così come stanno approdando da noi ultimamente con lo spot di Roccella, ma anche qui a Siderno l'anno scorso. Io lo racconto con qualche fotografia che ci hanno donato, due fotografie della zona. Una barca di profughi che cercavano di scappare dalle loro zone per cercare delle fortune, si spera delle fortune, eppure uno dice: arrivano qua, cosa possiamo dare? E in realtà, se uno ci pensa, Michelangelo lo dice nel suo libro, non tutti quelli che partono arrivano, e le statistiche dicono che circa il 7% di chi parte muore. Ora la domanda è: saremmo tutti noi disposti a partire? Chi è che di noi sarebbe disposto a partire sapendo che 7 su 100 morirebbero? Quindi sì, siamo stati disposti a partire. Però ci siamo dimenticati nel frattempo. Ci siamo dimenticati. E dobbiamo ricordarci che siamo stati anche noi emigranti. E Michelangelo. Raccogliere. Michelangelo, ci vuoi? Vieni, raggiungici. Buon lavoro, Michelangelo. A te il microfono, vi lascio tutti e due. Buonasera, ci mettiamo seduti come si può? Certo. Siamo nelle sue mani. Vabbè, ti ha messo bene, dai. No, poi io posso iniziare io. Allora, perfetto. Intanto grazie di questo invito questa sera, fa molto piacere, anche perché ci stanno questi 10 gradi di meno rispetto a Roma, che devo dire aiutano abbastanza, anche se sta rinfrescando un pochino ovunque. E poi appunto da questa introduzione molto, molto variegata, diciamo, si introduce bene, diciamo, questa riflessione su questo mio libro Samos, ma soprattutto su una terra che è stata terra di emigrazione e ora di immigrazione. Le foto che ha messo Filingeri, ma anche le altre foto di cui abbiamo già sentito poco fa un pochino la storia, narrano questa storia, diciamo così, che non è soltanto della Calabria, è un po' la storia del mondo. Cioè, l'emigrazione non è che ce la siamo inventata noi, non è che la deve gestire adesso l'ultimo governo, c'è sempre stata. La Bibbia inizia con il libro dell'Esodo, quindi è proprio un popolo in cammino, e diciamo la storia è piena di emigrazioni. E io appunto, se posso dare un'introduzione, perché diciamo come mai sono incappato, o meglio come mai Alessandro Filingeri è incappato in me, perché diciamo ci siamo trovati per problemi di lavoro.
Io mi occupo di telemedicina alla Regione Lazio e lui è stato, non ho capito se è stata una punizione o una promozione per lui, ma insomma si è dovuto occupare anche lui della Regione Lazio in qualche modo, per cui diciamo abbiamo iniziato a collaborare molto su questi servizi di telemedicina e poi chiaramente insomma siamo anche diventati amici, mi ha raccontato appunto di questo luogo e quindi mi ha proposto e molto volentieri sono venuto qui per parlare di questo libro. Però questa è un po' l'introduzione. Io ecco, se dico altre due cose, io sono un medico un po' particolare perché io ho studiato, ho fatto il suolo tecnico industriale quando ero ragazzo, quindi ho studiato elettronica. Mio padre era arrabbiatissimo, mio padre era un medico, diciamo così, di quelli vecchio stampo, e il fatto che ci avesse un figlio così che aveva deviato, diciamo, questa carriera per fare il suo tecnico industriale. Io mi ricordo che costruivo amplificatori, luci psichedeliche, mixer, eccetera. Mio padre mi guardava con molto sospetto. Poi alla fine tornai alla casa del padre perché mi iscrissi, diciamo così, alla facoltà di medicina e iniziai a fare il medico. Con la telemedicina forse abbiamo unito un pochino quest'anima un po' più tecnica con un'anima un pochino più umanistica, sempre scientifica, però adesso non ci mettiamo a parlare di telemedicina, se no non ne usciamo più. E quindi ci siamo conosciuti così. Io sono un medico poi che dal 2001 faccio cooperazione, quindi viaggio per l'Africa molto spesso. 10 giorni fa stavo in Mozambico proprio per mettere su altri servizi di telemedicina, ma sono dei viaggi che ho fatto per iniziare il programma DREAM della comunità di Sant'Egidio. Quindi ho viaggiato dal 2001, diciamo, faccio 3-4 missioni l'anno per aiutare prima a curare l'HIV, ma adesso anche malattie, ipertensione, diabete, epilessia, eccetera, eccetera, tutto con personale locale. E quindi alcuni libri raccontano, mi sono divertito ogni tanto a scrivere. In Italia è più la gente che scrive di quella che legge. Spesso, diciamo così, i libri con tanta fatica li pubblica, però devo dire un pochino sono andati bene, qualche cosa è stata venduta, qualcuno insomma qualche premio letterario di bassa lega mi ha pure premiato, insomma così, per queste cosettine che ho scritto. E quindi ormai mi son divertito a raccontare queste missioni africane, un po' parlo di telemedicina, fino ad arrivare al penultimo libro, perché poi l'ultimo invece è quello sul Covid, dove racconto appunto medico in Samos, ho incontrato i campi profughi, anche lì ho fatto telemedicina e tante altre cose, però sto zitto perché sennò poi Alessandro mi cazzia, ecco, come si dice a Roma. No, quello è lunedì da quando cominciamo a lavorare. Prego, oggi è sabato e non lavoriamo, sei tu che devi... Prego. No, io la prefazione, intanto ti ringrazio che sei qui, così come ringrazio Cosimo, ringrazio tutti voi, ringrazio il Comune di Siderno e tutti gli amici che stanno partecipando. Ho fatto una prefazione, mi piacerebbe che tu ci raccontassi il libro, ma anche le storie che tu... Cioè, in quel libro ci sono due tipi di storie, la storia di alcuni ragazzi profughi che incontri e che quindi ti trasmettono le loro storie, che tu trasmetti tramite il libro, e contestualmente anche parli anche del tuo ruolo di medico con la telemedicina e di cosa stai facendo e cosa l'associazione per cui tu collabori sta facendo per una popolazione che ha meno rispetto a noi occidentali. Quindi io lascerei a te la parola, tu sei l'autore, sei tu che ci stai donando qualcosa. Che devo dire? Sì. Allora, devi dire, allora, lo dico io. La cosa è così, diciamo, io inizio a fare questa vacanza perché con mia moglie e mio figlio. Tra l'altro c'ho un figlio leggermente, come dice, ha due figli. Uno regolare, nel senso che è figlio biologico, quindi bianco, è un altro un po' più scuretto, nero, diciamo, anzi lui dice marrone. Nessuno juventino in casa? No. Mio figlio che è del Burkina Faso e del Napoli, questo non ho mai capito, però insomma
è così. E ormai, ovviamente sono grandi adesso tutte e due, per cui 23-18 anni ci hanno. E 2 anni fa, quando ho fatto questo viaggio, sono andato con il figlio piccolo, per modo di dire, perché insomma adesso sta 1,93, però diciamo figlio burkinabè, e stava con noi, eccetera, eccetera. Entriamo in questi campi profughi. Qual è la Grecia? Allora, bisognerebbe fare tutto un discorso sull'immigrazione, che è molto complesso. C'è stato Mare Nostrum, che un pochino andava ad accogliere, diciamo, scusatemi, a salvare le barche che stavano e andava quasi a cercare. Poi cambiano i governi, si restringono le maglie, inizia Frontex, che è più che accogliere, cercare di non farli arrivare. Adesso siamo in un altro stagione, diciamo. Però per un periodo, quando diciamo è finito Mare Nostrum, è iniziato Frontex, e sono sempre delle attività, diciamo, governative, si è sviluppata molto la via, diciamo, da una parte dei Balcani, e da una parte gli immigranti arrivavano tramite la Grecia. La Turchia e la Grecia è un pochino quasi come lo stretto di Messina, cioè si vede la Turchia, la Grecia sta a 3 chilometri, perché sono le isole greche, cioè che sono appunto Samos, Lesbo, che sono molto vicine, e quindi molti migranti arrivano direttamente, perché fanno tutta la parte, soprattutto iracheni, siriani, eccetera, arrivano in Turchia e poi cercano di attraversare e arrivano in Grecia. In Grecia, di fatto, ci sono questi grandi campi profughi, diciamo così, di raccolta, dove fondamentalmente per anni si è fatta una politica di stop, cioè il fatto che erano dei campi profughi per 600-1000 persone sono diventati campi profughi per 15-20.000 persone, quindi una piccola isola con campi profughi improvvisati, tende, eccetera, eccetera, non ne parlo nel libro. E con la comunità di Sant'Egidio si cercava di andare lì per cercare di aiutare un pochino o sostenere la situazione di questi profughi. Calcolate frotte di bambini, di gente. Qual era il problema principale? Era che si stava lì senza fare nulla, e si stava lì anche un anno e mezzo, 2 anni, per avere il famoso timbro per poter arrivare, poi continuare il viaggio. Ma Samos era sempre Europa. E tra l'altro lì mi incontro con la realtà. A volte portavo mio figlio ai campi profughi, cioè andavamo, giravamo, eccetera, eccetera, poi uscivamo e lui non usciva, cioè, perché non esce, eccetera, eccetera, perché chiaramente lo bloccavano, dove vai, cioè non poteva uscire un ragazzo di colore, eccetera. Però fondamentalmente lì inizio a incontrare alcune storie, e quando uno incontra una storia è diverso, perché non è più un fenomeno sociale, ma diventa la storia di Joseph, la storia di un bambino malato, la storia, ecco, e quindi ti appassioni alcune storie che cerco un pochino di raccontare con uno stile tendenzialmente leggero. Anzi, qualcuno ha detto un po' troppo leggero, no, io direi quasi simile a Bukowski. Chi, scusa, questo che è spugnato? Uno straniero. Quasi Bukowski. Sì, vabbè, insomma. Ti consiglio qualche libro. Sì, no, va bene, qualcosa. Dovrò studiare ancora un pochino di più. Comunque, fondamentalmente, ho iniziato subito a raccontare queste cose, a prendere appunti, e quindi ho raccontato queste storie. Queste storie è un po' anche la grande, diciamo così, inadeguatezza, perché tu stai lì e fondamentalmente tu puoi aiutare poche decine, centinaia di persone, ma c'è una marea di gente. Noi davamo da mangiare, facciamo dei pranzi, facciamo soprattutto i giochi per i bambini. Infatti scherzavo molto spesso, perché con me c'era un mio amico che faceva il prestigiatore e che si era portato tutte le cose per fare i giochi di prestigio, e dico: scusa, ma che, cioè, andiamo a un campo profughi, che te porti tutte queste cose, pupazzi, conigli, eccetera, eccetera. E invece devo dire che lui siamo riusciti a fare, anzi lui è riuscito a fare, io ho cercato di impedirglielo, ma degli spettacoli per i bambini con il mago che faceva queste magie. A parte, ecco, io dicevo: ma come fai? Perché era anche abbastanza bravino. Però abbiamo queste foto molto belle di questi bambini che fondamentalmente
diciamo così, nella monotonia di un campo profughi, venivano perché sapevano che quel giorno ci stava il mago, c'era lo spettacolo, c'era, ecco, diciamo che l'importanza era di essere bambini, quindi di poter studiare, di poter giocare, cosa che spesso non c'era. Nei campi profughi si vedeva questi bambini che giocavano nell'immondizia, in questi campi un pochino abbandonati. Accanto a questo quindi c'è poi il parallelismo tra chi vuole arrivare, chi ha difficoltà a arrivare, e di pensare anche noi che siamo stati un popolo, soprattutto la Calabria, di emigranti interni e esterni. Io, perché appunto anche verso, questo lo sapete meglio di me, insomma, anche all'interno dell'Italia, verso il nord, verso Milano, eccetera, questa è una delle grandi, diciamo, questioni ancora aperte. E questo libro, tra l'altro, devo dire, per niente Torino è la città più popolosa della Calabria, no? Ah, ecco, sì, infatti. Sì, ma anche Roma, quando la regina stava in Serie A, io mi ricordo che a un certo punto segnava e dalle parti dell'università, Piazza Bologna, diceva: ah, sembrava segnato da Roma, invece no, era la regina, quindi pure questa era qualche cosa. Se parlare di regina tocchi un tasso dolente. No, non devo dire, vabbè, no, ho capito, la parrocchia vostra quasi. Sì, ma è un tasso dolente perché vabbè, allora, ho sbagliato. Vabbè, insomma, comunque cercherò di recuperare, poi magari mi dite voi con chi devo parlare. Tra l'altro, ecco, la particolarità anche di questo libro è che c'ha anche una prefazione di Matteo Zuppi, che adesso è il cardinale che sta lavorando molto per la pace, sta cercando di tessere alcuni rapporti con l'Ucraina, ha incontrato la Chiesa Ortodossa Russa, è stato adesso da Biden, eccetera, eccetera. Io conosco Zuppi perché abbiamo fatto delle missioni, cioè, perché della Comunità di Sant'Egidio come me, ma poi abbiamo fatto poi delle missioni insieme anche in Africa. Lui si è sempre occupato anche le trattative di pace in Mozambico. Zuppi era uno dei mediatori, quando Zuppi non conosceva nessuno perché era un pretino così un po' visionario degli anni 80-90. E tra l'altro, in tutto questo c'è Zuppi anche c'ha una famiglia, ha tanti fratelli, c'ha medici, cardiologi, insomma, e siccome ho creato un'associazione all'interno della Comunità Sant'Egidio, un'associazione che si chiama Global Health Telemedicine, che fa teleconsulti, che mette in comunicazione attualmente 49 centri africani con qualche centinaio di medici italiani a cui si dà risposta, ogni giorno arrivano 20-30 teleconsulti, una piattaforma che funziona quasi da sola. Alcuni, appunto, anche questi parenti di Zuppi, li ho messi a lavorare gratuitamente a rispondere in questa piattaforma, quindi insomma è un altro legame in più. Devo dire che la prefazione, appunto, di Zuppi me l'ha fatta perché, presente, dai, fammele, dai, alla fine penso l'ho preso per sfinimento, quindi qualche però addirittura credo che si sia letto il libro, perché cioè, dovrebbe essere sempre così, e infatti lo è, perché ho visto che nei suoi commenti fa riferimenti a tanti episodi, e in particolare lui fa questo discorso che quando si guarda una persona negli occhi, appunto, non è più un fenomeno ma diventa una persona, e quindi cambia tutto. Alcune storie che racconto sono emblematiche di questa storia e di questo mondo globalizzato, dove bastano 2 ore di aereo e arrivi lì, però tra loro e noi c'è, potremmo dire, un abisso. Però questa è una citazione di Luca 16, che ricco Pulone è il povero Lazzaro, ma questo adesso mi metto a predicare, poi diventa brutto. Prego. No, allora, in realtà, avendo letto il libro, l'ho letto, poche ore si legge, molto leggero, una delle storie che mi ha colpito è quella di Josef, che in poco tempo diventa amico di tuo figlio. Tra l'altro, la storia che mi ha colpito è
lui di famiglia benestante siriana, per continuare a studiare si trasferisce agli ultimi esami, si trasferisce fuggendo da immigrato legalizzato, in qualche modo cerca di essere immigrato legalizzato, fugge da casa sua per finire di studiare. La domanda che lui ti accoglie in maniera molto empatica, almeno è quello che tu trasmetti in questo libro, tu, tuo figlio, tu avete ancora contatti con Josef? Sai se poi è riuscito a concludere gli studi? Ingegneria informatica, tra l'altro siamo molto sensibili noi ingegneria informatica, come ti chiamo io in amicizia, dottor Jekyll, ingegnera Hyde, perché visto che sei medico con il tatto ingegneristico scientifico. Allora, la storia di Josef, che è un nome di fantasia, ma la storia è vera, è proprio questo che diceva appunto Alessandro adesso, che è una storia normale di un ragazzo che studia, che poi improvvisamente, in realtà lui era stato espulso dall'università, perché poi faceva l'università a Teheran, era stato accusato di essere ateo, eccetera, un po' perseguitato, prende, scappa e quindi cerca di arrivare in Europa per continuare gli studi. Lui c'aveva una malattia, cioè ancora, abbastanza invalidante, per cui grazie, tra virgolette, a questa malattia riesce a salvarsi da una serie di cose tremende, per passare per le montagne, la neve, non ce la faceva più, si sente malissimo e quindi viene preso e viene ricoverato. Un medico lo aiuta, questo in Turchia, e riesce quindi a riprendere il viaggio. Cioè, a volte, ecco, tante storie di migranti, si vede che alcuni non ce la fanno, alcuni ce la fanno, ma la differenza la fa di chi incontra qualcuno che anche dà un aiuto, dà una mano, cioè lui dice: mi ricorderò sempre il sorriso e il sostegno di questa dottoressa, che poi gli ha fatto un certificato per non tornare in carcere, eccetera, perché lui era stato preso come clandestino. La sua storia è molto complicata, poi, perché a un certo punto lavorava come bianchino, stava in Turchia, per arrivare in Grecia. Questo non lo racconto nel libro, ma a un certo punto tu, anche per fare quella breve traversata, devi trovare una barca e devi pagare qualcuno. Allora, se tu guidi la barca, paghi di meno. E quindi lui a un certo punto, quando è arrivato, è stato identificato come scafista, ma lui era quello che teneva il timone e per questo si è complicata molto di più la sua situazione giudiziaria. Lui fino a un anno fa stava ancora in Grecia, quindi è stato 2 anni lì. E ci siamo chattati, ci siamo scritti, l'ultima volta non mi ha più riscritto. Sono tante storie così che si intrecciano e che fondamentalmente alla fine un pochino ti interrogano. Io ho conosciuto lui perché stava particolarmente male. Poi, ecco, raccontavamo queste cose un po' assurde, per cui io, ovviamente, essendo medico, mi ero portato tutte le apparecchiature per fare telemedicina, gli facevo elettrocardiogrammi, gli facevo delle... anche perché... quando tu ti trovi da solo a fare il medico, non è che sei un tuttologo, per cui magari tu giri e trovi un bambino con epilessia, e io di terapia di epilessia non ci capisco niente, per cui era importante avere la piattaforma e chiedere consigli a neurologi, cardiologi o altri specialisti. E c'è stata una cosa che racconto nel libro, che i primi giorni veramente non sapevamo dove visitare, perché io non potevo visitare le persone, cioè lo facevo di nascosto in un certo senso, perché... E quindi avevamo avuto la Chiesa Cattolica, ci aveva dato il posto dove poter fare queste attività, e per cui a un certo punto mi ero messo a fare le visite davanti all'altare, mettevamo il tappeto, quello che si usa per eventi drammatici, funerali e matrimoni, che il tappeto è sempre lo stesso, però, e quindi ci mettevamo davanti all'altare e diciamo iniziavo a visitare. Per cui alla gente che entrava mi vedeva in ginocchio davanti all'altare con uno per terra, capito? Ecco, la cosa era un po'
tragico con la Madonna che ci guardava così, però insomma era qualcosa un po' in parte di blasfemo, ma forse anche qualche cosa invece che era un po' anche questo luogo della casa, diciamo così, della casa di Dio, che si presentava, diciamo diventava anche ambulatorio. Quindi inizio lì a fare queste visite e poi continuo un pochino nei centri, all'interno dei campi profughi, sempre un po' nascosti. Prendi due punti in quest'ultimo intervento, Michelangelo. Uno, che molti fuggono perseguitati non per scelta ma per nascita, perché magari ci sono sciarie un pochino più integraliste che perseguitano dei pensieri e fanno di questo alle volte i loro fondamenti. Questo non ce lo dobbiamo dimenticare, che molti non fuggono solamente per fame ma anche per sopravvivere. E poi un altro tema che tu racconti nel libro, che lo stai raccontando adesso, è le tue visite in luoghi che sembrano quasi blasfemi, ma in realtà sottolineano una certa sacralità alla vita, no? Io con quattro stampe di sempre un fotografo della zona cerco di racchiudere anche questo, no? La sacralità della vita è il desiderio di vivere, quindi quanto le persone hanno necessità di vivere. Tra l'altro, adesso ti racconto un altro aneddoto di quanto noi siamo vicino a Samos, cioè noi oggi raccontiamo questo libro nella Locride, lui racconta il suo libro Samos, dove c'è anche Lesbo, terra di Saffo, e noi qua abbiamo Nosside, tutte e due poetesse di Afrodite, la dea dell'amore, no? Quindi c'è questo legame nel legame tra i due territori, no? Quindi questo è stato uno dei motivi, anche detto, mo sento Michelangelo, vediamo se vuole venire a raccontarci il suo libro, a questa oretta da dedicarci. Questa idea dell'amore che spinge la vita, cioè come si cerca di raccogliere, di stringersi attorno alla vita con una forza dionisiaca, quindi qualcosa che va anche oltre, no? Raccontiamo che poi Dioniso pure apparentato col dio della morte, tra l'altro, no? Quindi c'è tutto questo scontro nero e bianco, no? Che nel mondo grecanico è molto spinto, e tu lo racconti bene anche qua, però raccontaci un po' cosa ne pensi di questo mio intervento, no? Questo me l'avevi scritto, che lo dicevi, perché mi ero un po' ricordato. Questo l'ho scritto, ma perché alcune cose no, ci siamo messi d'accordo, due cose. Sì. Nome e cognomi è una domanda. Poi ha detto fai come vuoi, fammi qualsiasi domanda, e poi vabbè, ok, allora strappa. Vabbè. E vai a braccio. No. Premetto che lavoriamo anche così, cioè non ci organizziamo su nulla. Quindi si va dai direttori generali in Lazio, si va al ministero così. Vabbè, Michelangelo, andiamo con tranquillità, tanto dobbiamo andare a parlare con qualcuno. A volte ci prepariamo. Allora, cioè, è chiaro che in questa tua riflessione, qual è molto il problema anche davanti all'immigrazione, davanti anche al fatto io che ho provato a scrivere questo libro, non tanto per raccontare, ma per cercare di capire, che molto spesso, come dicevi tu, c'è il fatto di dire bianco-nero. Di chi è la colpa? La colpa è degli scafisti. Ecco, allora blocchiamo, perché se non ci fossero gli scafisti, eccetera, la colpa è che li lasciano partire, eccetera. Che a volte è dare risposte semplici a problematiche molto complicate. Cioè, come adesso Zuppi, che è andato in Ucraina, il Papa l'ha nominato come... diciamo così, inviato per cercare di saggiare delle vie di pace, Zuppi va in Ucraina, incontra Zaleski, eccetera, eccetera, ovviamente non c'è nulla di fatto, ecco, fallimento della missione, cioè, le cose sono complicate, ci vuole tempo, bisogna comprendere, bisogna diciamo così, ricostruire i fili, per esempio, sulla pace, ma anche sull'immigrazione. I motivi dell'immigrazione sono tantissimi. Tra l'altro adesso si parla molto della differenza fra immigrazione economica
e quella invece per motivi umanitari, che a mio avviso, ci sono anche dei libri appunto scritti anche da, sui corridoi umanitari, che questa soluzione poi alternativa a questi viaggi è una diversità tra, diciamo, i migranti economici da quelli per problemi umanitari, che è molto occidentale, perché in genere sono viaggi emotivi, sono i più differenti. Cioè, chi è che tutti loro vorrebbero quantomeno tornare nella loro terra? Io c'ho, in questo mondo globalizzato, qual è stata la risposta al fenomeno dell'immigrazione, che è la risposta, diciamo, prodotta, creata dalla comunità Sant'Egidio, che si è un po' moltiplicata, anche se sono arrivate 7.000-8.000 persone, non tantissime, però sono quelle dei corridoi umanitari, cioè, quindi, che vengono fatti per persone che sono particolarmente vulnerabili, eccetera, eccetera, e quindi vengono in Italia, vengono identificati prima, un anno di integrazione e poi fanno la loro vita. Molto spesso, tra l'altro, quasi nessuno si ferma in Italia perché vogliono andare verso altri paesi. Dicevo questo, tutto bianco, tutto nero, perché la vita è anche molto complicata e l'immigrazione è un fenomeno complicato. Si scappa, e uno dei motivi principali è la guerra, che la guerra è un grande moltiplicatore di fame, di sofferenza, di migrazione. Guardiamo soltanto l'Ucraina, milioni di persone che poi sono subito arrivate, già stavano, diciamo così, in Europa, e la guerra, la fame, il non futuro, la malattia, sono tante cose insieme che fondamentalmente spingono, ma questo è anche la storia, diciamo così, della Calabria dei primi anni del Novecento, le ondate migratorie che ci sono state, sono tanti motivi. C'è da dire che un'assurdità qual è adesso? Che chi viene può chiedere lo status di rifugiato, e quindi ci sono i campi di accoglienza, di sprave, eccetera, eccetera. Ma la cosa assurda, questa è una cosa che ho scoperto 2 settimane fa leggendo questi libri, è che tu puoi chiedere lo stato di rifugiato solo se tu arrivi in Europa. Ma tu, per arrivare in Europa, non puoi arrivarci legalmente. Per cui tu, per chiedere lo stato di rifugiato, devi arrivare illegalmente in Europa e quindi fare questa specie di giro della morte, per cui, appunto, chi di noi prenderebbe un aereo sapendo che su 100 persone il 7% muore, perché le statistiche più o meno sono queste, eppure questi rischiano la vita perché non hanno nulla, diciamo così, da perdere. L'alternativa è peggiore del rischio. Lo so che non ho risposto alla tua domanda, però voglio dire, a volte io, allora, ecco, perché mi metto a scrivere? Perché qualcuno dice, ciao, non sai che fa, e quindi mi metti a scrivere, può essere pure. Però la mia, diciamo, esperienza è che un pochino, quando io viaggio, faccio foto, prendo appunti, eccetera, eccetera, ma poi il fermarmi a scrivere mi costringe a ripensare ad alcune storie e a ricomprendere alcune situazioni che di per sé, a volte, uno di corsa non ci si sofferma, perché c'è sempre da fare, eccetera, eccetera. Per cui c'era un libro di Thomas Merton, un religioso americano, che diceva: scrivere è pensare, vivere, pregare. Cioè, che tutto, cioè, quando uno scrive ti obblighi te stesso a ripensare. Per cui in alcuni libri, fondamentalmente, adesso c'è un altro libro, lì ci sono 3 libri, così lo dico, faccio un po' di pubblicità, chi vuole si possono comprare, stando su quel tavolino. C'è questo libro, Samos, di cui stiamo parlando, che è sull'immigrazione, su questa realtà della Grecia. C'è un altro libro, La Fricca Se Chic, che parla come mai ho iniziato a fare la telemedicina in Africa, e lì a un certo punto parlo del Centrafrica. Nel parlare del Centrafrica, mi rendo conto che sapevo pochissimo della storia del Centrafrica, mi sono messo a studiare la storia del Centrafrica, Bokassa, l'imperatore, cioè un po' tutta la storia, che ho cercato un pochino di raccontare, o la storia di altri paesi. Oppure l'ultimo libro è quello, Come un pesce rosso, che invece è un po' più autobiografico, perché parla del Covid. Io sono un medico, ho detto 8 volte,
Però all'inizio del Covid, quando ancora non c'era il vaccino, in ospedale prendono tutti, basta che c'è un camice bianco, ci hanno buttato in un reparto di Covid, per cui pure io sono stato preso, mi arriva un'email e mi dicono da dopodomani vai a lavorare in un reparto Covid. Io non ci capivo niente di Covid, però mi tranquillizzavo tutti quanti dicendo guarda, non ti preoccupare, non ci capisce niente nessuno di Covid, quindi cerca di non fare danni. E sono stato lì in questo reparto 10 giorni, poi chiaramente mi sono preso il Covid, mi sono ricoverato perché mi ha preso abbastanza brutto nello stesso reparto dove facevo il medico e stavo diciamo con ossigeno eccetera eccetera, e poi vado nel Covid hotel e lì inizio a raccontare, dico questo perché, a raccontare questa esperienza, e anche lì ho ricompreso alcune cose fermandomi a scrivere che erano anche un po' personali, ma anche diciamo così di ricomprendere la tragedia che c'è stata sul Covid. Il libro sul Covid è scritto sempre in maniera molto leggera, però mi dice l'editore che scrivere sul Covid, cioè, non va, la gente non ne vuole più sapere di Covid, forse anche giustamente, quindi anche se scritto in maniera un pochino così leggera, però la sei suonata, te la sei cantata, me la so cantare, esatto, sì. Così dice, no? Vabbè, sì. In un certo senso sì. Non solo in un certo senso, mi sa che durante quel periodo ti sei pure sbizzarrito, perché tra le tante cose fa Michelangelo, è anche cantautore. No, non so. Ma non sei cantautore? No, mi diverto a suonare. Allora, cosa è successo? Quando stavo male... Non sei Mogol. Non sei Mogol. No, non sono assolutamente Mogol. Quando stavo... Sì, bello la chitarra. Quando stavo male, all'inizio, cioè a casa, eccetera, cioè, all'inizio... a cazzeggiare, c'era una chitarra che mi guardava e quindi inizio a pensare una canzoncina, però stavo male, provo a cantarla e veramente non ci riesco perché mi mancava l'aria, infatti dopo 2 giorni sono ricoverato eccetera eccetera. Quando dopo il ricovero, un po' bruttino, ecco, devo dire, perché non riuscivo a stare senza ossigeno diciamo eccetera, riesco finalmente a stare meglio, mi mandano al Covid Hotel e chiedo che mi portino una chitarra al Covid Hotel di nascosto, perché te pare quelli sono tutti ricoverati, infatti l'hanno messo un sacco di immondizie eccetera eccetera, e vabbè, mi è arrivata questa chitarra e quindi mi sono divertito a cantare, a scrivere una canzone, cioè diciamo che le parole sono di Mina ma la musica è mia, che racconta un pochino di come di cosa ho vissuto il Covid. Non so se vogliamo far sentire adesso. Ho preso una chitarra. Allora prendiamola subito, perché lui l'ha portata la chitarra. Me l'hai chiesto. Ma la passi? Dai su, se no. Guardate, così ci andiamo subito, perché mi devi tenere il microfono, però. Certo, per forza. Allora. La canzone parla del Covid, ma. Anosmia, se non sapete che cos'è adesso lo capite. Anosmia, agiosia, sono i sintomi più stupidi di questa malattia. Fosse solo questo ci si potrebbe star, e non senti gli odori e non senti i sapori. Anosmia, agiosia, della flautolenza non ne avverti più l'essenza. Non mi ricordo più, però voglio dire, ecco, ho fatto una repetizione così, però era la fine, un po' sdrammatizzare, cioè drammatizzare. Purtroppo penso ognuno di noi c'ha qualcuno magari che ha saputo che non ce l'ha fatta eccetera eccetera. Quello era un periodo molto brutto, a Roma, ma ovunque. Io mi ricordo che andavo in ospedale dei periodi a piedi, camminavo davanti al Colosseo, che adesso non si riesce a camminare per fortuna, per me si sentivo i miei passi proprio, era tremendo. E quindi aver fatto questa canzone poi dal Covid Hotel mi ha un pochino così rincuorato e ho scritto questo libro. Io non ho nient'altro. Mi ha fatto il gancio così. No, ho fatto l'assist, no? Ma sì, appunto l'assist, e io ho schiacciato. Non so se ci sono domande, questo dovresti dire tu, curiosità, qualcuno, se c'è. Io non ho editato.
Sì. Lo so che vi sto deludendo, però è no, lui che mi ha invitato, pure lui. Tranquillo, perché ci hai scatenato un mondo di curiosità. Io ho tante domandine da farti. Io vorrei prima, se devo rompere il ghiaccio, ditemelo che parto subito con le mie domande, altrimenti passo la parola a voi. Ditemelo. Cosimo. Dimmi. Posso parlare? Sì, certo. Ecco, allora, dai, Franco Martino. Ma siamo amici, ci siamo messi d'accordo, Ah, okay. No, vabbè, ci scherzo, spero di riprendermi. No, valutavo la cosa più importante avere Sant'Egidio qua è una cosa che nessuno ha capito che ci troviamo, no? Sant'Egidio è una potenza, per chi non lo sapesse posso dirlo, non è una cosa nuova, perché Sant'Egidio è un'organizzazione internazionale, ha un peso anche a livello politico perché interviene nei processi di pace, quindi possiamo anche dargli atto, quindi una... Per noi è stata una grande occasione avere Sant'Egidio, quindi lo ringraziamo. E anche Zuppi, come tu hai detto, tanto per capirci, sta lavorando, quindi è l'unica speranza che al momento abbiamo, perché forse questo dramma che continua, e possiamo dirlo, nessuno ha capito che si rischia una guerra mondiale, no? Quindi su queste cose non si scherza. Poi c'erano tante cose da riflettere, non voglio essere lungo, no? Però dobbiamo capire che come dicevi tu, a soluzioni complesse le risposte semplici non bastano, no? Non è un caso che si naviga a vista sulla questione migrazione, visto che il tuo libro è basato su questa questione, no? Quindi il problema grosso è che si tende chiaramente a non capire che è un problema globale, non si affronta andando a sparare o facendo sparare altri, perché poi le scelte che si fanno si delega ad altri la questione migrazione, no? Tutte le decisioni che si trova a partire da Minniti, quindi certe cose, poi stiamo parlando di politica, tu non nascondi, il suo libro è politico, è umano, quindi parla di tante cose complesse, però la cosa importante, finisco perché poi intervengo gli altri, che su una questione di questo tipo bisogna mettersi ai tavoli, affrontare il problema della pace nel mondo, e una delle questioni, la pace e l'immigrazione sono legate, perché le guerre portano immigrazione. La pace porta drammi, la gente viene qua. Poi si può parlare di ridere i migranti, far ridere. Io ho avuto un padre che è andato in America, io ho detto per inciso, io sono andato a Torino. Quindi sono questioni che sono, diceva lui, dal tempo dell'esodo. Quindi far ridere quando politici, ma poi ci sconvolge, no? Perché poi certe proposte le fanno per raccogliere voti. Il problema è quando ci sono i politici che giocano per pochi voti. Io posso capire che ci siano delle idee diverse, però sulla vita delle persone raccogliere voti è una cosa vergognosa. Grazie. Allora, interventi, domande. E scatenatevi un poco, no? Intanto rispondo alla provocazione, diciamo, alla suggestione, non la provocazione. Allora, lui diceva Sant'Egidio è una potenza. Allora, Sant'Egidio nasce 55 anni fa in una scuola romana per un ragazzo un po' visionario, Andrea Riccardi, che ha messo su un gruppo di persone. Zuppi era uno dei primi. Io mi ricordo che quando Zuppi, tra l'altro, decise di diventare prete, io avevo 16 anni, 15 anni, e gli cantammo la canzone Zuppidu, 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 cioè proprio per dirvi, ecco, qual era il clima di quegli anni. Ma è sempre stata è un'organizzazione che nasce prima di tutto per cercare di vivere il Vangelo e di stare accanto ai più poveri. Poi, facendolo seriamente, devo dire, ci si appassiona al problema dei bambini nella scuola, poi il problema degli anziani, poi il problema dei migranti, poi i problemi dell'Africa, poi ci si domanda l'incontro con l'Africa della comunità di Sant'Egidio nasce perché c'erano delle comunità di Sant'Egidio in Africa, c'era la guerra in Mozambico, alcune persone della comunità sono state uccise per la guerra e quindi alcune persone della comunità, tra cui Zuppi, Andrea Riccardi, è un vescovo di Beira, che Beira è la seconda città del Maputo, che chiese aiuto all'Italia, iniziarono queste trattative di pace per il Mozambico che durarono quasi 3 anni. E anche lì, con le trattative di pace,
In Mozambico si dicevano a Roma parlano e qui la gente continua a morire, che un po' fa, dice, ma come, mandi zuppi a fare la batteria e questi continuano a bombardare. Cioè, purtroppo la guerra e i motivi della guerra sono diversi e complicati, i motivi della pace devono diventare diversi e complicati, perché sennò è quella la pace che si firma e poi fondamentalmente dopo un mese riprendono ostilità, tipico di molti paesi africani. Però voglio dire, quando dice il Comitato Sant'Egidio è una potenza, il Comitato Sant'Egidio adesso è un'associazione che è diffusa in 70 paesi, sicuramente è molto presente, ma anche qui in Calabria in 5 luoghi, doveva esserci stasera Antonella che è di Merito Portosalvo, che è la referente della Comitato Sant'Egidio in Calabria, però voglio dire anche qui ci sono a Lamezia Terme, a Cosenza, a Corigliano, appunto a Merito, a Reggio, ci sono le piccole realtà della Comunità Sant'Egidio che tutta sta potenza e che fondamentalmente fanno la mensa per i poveri, fanno la dopo scuola dei bambini. Questo è il da questo nasce, no, lo dico in senso positivo. Poi è anche vero che la Comunità Sant'Egidio è quella che ha un pochino ambientato i corridoi umanitari e quindi adesso. E i corridoi umanitari che dovrebbero crescere molto di più in Calabria, molte famiglie sono arrivate con i corridoi umanitari. A Merito Portosalvo hanno ospitato una famiglia di 7 persone, che appunto era molto complicata, un nucleo familiare così grande, a Cosenza altri, eccetera, eccetera. Quindi voglio dire, chiunque, ecco, la Comunità Sant'Egidio è anche una rete di conoscenza, per esempio. Il servizio di telemedicina che facciamo con l'Africa, potremmo dire che della Comunità Sant'Egidio inizialmente sono soltanto io e poi abbiamo messo insieme tante persone, tecnici, medici, eccetera, eccetera, che lavorano, e c'è questo creare rete. Era giusto un pochino per... Quindi se qualcuno vuole approfondire, poi magari vedo il telefono di Antonella, che, cioè, quindi è anche una realtà qui, locale. Tra l'altro... Il servizio di telemedicina che noi abbiamo fatto per l'Africa viene usato anche a Pellaro, perché c'è un'associazione simil Caritas che fa appunto. Poi, il discorso sulla sanità in Calabria andrebbe fatto. Ho fatto la presentazione del libro una decina di giorni fa a Roma, c'era uno di Emergency che lavorava Emergency Italia a Polistena, appunto, e quindi ci sono anche altre realtà. Vi faccio un invito, eh? Vi faccio un invito. Nel mentre voi preparate la domanda, io parto con la mia, poi ripasso alla vostra. Volevo sapere, secondo te, sì, adesso va bene, ma noi singoli cittadini che non siamo politicanti, che non abbiamo ruoli di partito, che non abbiamo un impegno specifico sociale, potremmo fare qualcosa per questi nostri simili, cioè persone pure loro, non dico cristiane perché ci sono musulmani, noi diciamo solitamente un cristiano per indicare una persona, no? Dico, ma se il musulmano non è una persona, ecco, potremmo fare qualcosa dopo che tu hai sviscerato di queste questioni? Sì, cioè è chiaro, per esempio i corridoi umanitari, fatemi aprire una parentesi, come funzionano? C'è gente come da Sant'Egidio che è presente in Siria, nei campi profughi, in Libia, oppure è stato appunto a Cipro o in altri, in Grecia, in Etiopia adesso dove c'è la guerra, e quindi sono stati creati questi corridoi umanitari. Il corridoio umanitario è un accordo con il governo italiano, anche adesso sta continuando l'accordo, e nell'accordo che cosa c'è? Che si fanno arrivare delle persone, dopodiché si dà l'assistenza a queste persone per un anno per farle integrare. L'assistenza a queste persone per un anno non la può dare la Comunità Sant'Egidio, e uno dei problemi principali è che noi abbiamo famiglie e famiglie in attesa da anni, perché si chiede per esempio che una realtà, una parrocchia, un paese, e cioè si prenda carico di una famiglia, cioè, c'è tutto un regolamento, che si, cioè,
c'è un accordo che si fa, c'è un contratto che si fa, che bisogna l'obbligo di, per esempio, i figli devono essere inseriti a scuola, devono essere registrati anche per i problemi sanitari, che loro entro un anno si devono trovare un lavoro e devono essere autonomi, eccetera. In tutto questo non può essere la Comunità di Sant'Egidio che segue queste persone, ma ci abbiamo gruppi scout, parrocchie, a Cosenza delle famiglie sono state prese da altre famiglie, quindi volete prendere una, cioè, ecco, c'è la disponibilità a Siderno, tra l'altro ci sono alcuni paesi vicino a Merito Porto Salvo, non mi ricordo, andando da Merito Porto Salvo verso di qua c'è un paese che accogliendo non con i umanitari ma proprio i migranti, ci ha detto che il sindaco, che era la prima volta che grazie a tanti abbia riaperto un giardino pubblico e hanno rimesso gli scivoli eccetera, perché prima era impossibile metterli per 10 bambini, adesso sono diventati 30, quindi potrebbe essere una rinascita un pochettino. Quindi questo soltanto sui corridoi umanitari, poi come Comunità Sant'Egidio se ne può parlare. Il problema, la tua domanda è molto seria, cioè la domanda è stata così seria che il cristianesimo, potremmo dire, ha preso il via e diciamo è riesploso con questa domanda. Dopo che adesso la faccio rapida, Gesù muore, la Pentecoste, Pietro prende la parola e gli dice a tutti quanti: oh, guardate che siete, non gli dice oh perché non è di Roma Pietro, però insomma gli dice, adesso non so, da Galilea, era un pescatore, quindi parlava pure male, anzi lo riconoscevano quando parlava, però diceva: guardate che quell'uomo che voi avete crocifisso è Gesù Nazareno, cioè, eccetera, gli dice le peggiori cose, convertitevi voi, e la folla, quando sente parlare di queste cose, chiede a Pietro: che cosa dobbiamo fare? E da quel cosa dobbiamo fare nasce la comunità. Allora, questa domanda, adesso tu te la sto a fare un po' nobile, però voglio dire, è una domanda profonda, perché quando uno dice che cosa dobbiamo fare, vuol dire anche che è pronto a poter fare qualche cosa. E allora molto spesso, secondo me, c'è, ed è una caratteristica, secondo me, della Comunità Sant'Egidio, ma magari non solo la Comunità Sant'Egidio, che è quella di vivere molto concretamente la scrittura. Cioè, se io dico che cosa dobbiamo fare e qual è il segreto, diciamo, della scrittura, e quando uno legge qualcosa e si interroga personalmente, normalmente quando uno legge qualcosa nel Vangelo dice: come questa va benissimo per mia cognata, mo io lo dico per mio fratello, eccetera eccetera, cioè invece è, diciamo, in prima persona che cosa dobbiamo fare, e la risposta di Pietro è: convertitevi. E poi dà una serie di indicazioni precise, e poi da lì nasce la comunità, eccetera, eccetera, e quindi si diffonde la parola del Signore. Quindi è una domanda molto, molto profonda, ovviamente. Poi le cose serie nascono sempre intorno a una pizza, insomma, però non so se... Più o meno. Ce l'hai. A dove? Sì. Cosimo, mettele di là. Allora, una domanda senza microfono. È il labiale. No, bisogno. Buonasera. Buonasera. Una domanda. Che cosa pensa dell'ex sindaco Griace Lucano? Mimmo. Allora, io lo conosco, sono stato anche lì, diciamo, ci siamo incontrati. Personalmente a me fa molta simpatia, così. E penso che anche ha fatto cose eccezionali. Poi ci ha avuto anche una serie di problemi su alcune cose che magari col senno poi si è fatto un po' prendere la mano, non so molto, però io credo che la sua era una testimonianza, cioè sono stato lì, ho visto i negozi eccetera eccetera, era, a me è sembrata un'icona dell'integrazione, che poteva essere questa, cioè poi so che ha avuto i problemi che ci ha avuto eccetera eccetera, ci siamo pure risentiti,
poi ecco, bisogna stare attenti. Pure io adesso la mia risposta un po' so. Scusatemi, io devo intervenire. Devo intervenire perché sono. Questo intervento mi ha suscitato una serie di emozioni, il suo soprattutto. Sì. Vedi, io sto qua a parlare da due ore e cioè, non gliene frega niente. Ma lei parla di Lugano, eccola. Il suo soprattutto. Eravate d'accordo? Sì, no, non lo conosco. Perché si lega moltissimo alle emozioni che ho avuto ascoltando lei. E cioè, le mie emozioni riguardano il fatto che riesce a parlare in maniera simpatica, divertente, per certi versi macchiettistica, di un problema drammatico, di situazioni tragiche che probabilmente sempre vissute e raccontate in maniera tragica, poi è come se fossero una specie di mantra, una specie di rosario che uno si recita e che lascia il tempo che trova. E allora sicuramente mi ha lasciato un po' perplessa, no? Dico, ma guarda come parla così, avendole vissute, e di situazioni estremamente drammatiche. Quindi è come se ognuno di noi dovesse in qualche modo ragionare in maniera diversa, cominciare ad avere, come si dice adesso, un altro paradigma. Dopodiché l'emozione che mi ha suscitato lei è Riace. Perché su Riace è sceso un silenzio che secondo me è colpevole. Perché ognuno di noi, io per prima, ho paura a parlare di Riace, ma sa perché? Perché ho paura di far male a Mimmo. Perché ho paura di non essere abbastanza convincente. Io nel mio piccolo, ma veramente piccolissimo, veramente, io continuo, per quello che posso, per quello che so, a tenere vivo il lumicino dell'ambulatorio di Riace. Dell'ambulatorio di Riace. Perché Riace, in mezzo a tutte le sue cose eccellenti, ha mantenuto questo lumicino dell'ambulatorio. E questo ambulatorio si rivolge a persone adesso che non sono neanche più tanto i migranti di Riace, per quanto è un ambulatorio aperto a tutti, cioè viene lei, vado io, viene chiunque nei momenti in cui è aperto, viene accettato, senza chiedere tu chi sei, sei musulmano, sei cristiano, sei di Riace, sei di Melito, sei del Burkina Faso, chiunque viene, ne viene accettato. Ma adesso io devo prendermi un attimo di tempo. Ha meno diciamo utenza straniera di Riace perché ce ne sono di meno, mentre invece ha un'utenza buona di Camini, e anche qui io ho timore di parlare di Camini perché Camini funziona, è uno sprar che funziona, cioè c'è tutta una serie di cose per cui io credo che dovremmo avere un po' più di coraggio a dire che Mimmo Lucano è un perseguitato. Io ho paura a dirlo perché non vorrei far male a Lucano, perché io mi aspetto dal processo di appello, io mi aspetterei una soluzione, perché tutto quello che ha fatto Mimmo Lucano è qualcosa di assolutamente positivo, cioè lui ha fatto esattamente quello che lei diceva, e cioè ha rivitalizzato un borgo che era morto. Ci sono stati i laboratori, le scuole, si è fatta la raccolta differenziata con gli asinelli, ed è stato addirittura incriminato perché diciamo, non aveva dato, aveva fatto lavorare della gente di Riace per continuare la raccolta differenziata, per effettuare questa raccolta differenziata, e non aveva fatto il famoso bando, che tra l'altro non era nemmeno previsto all'epoca nella regione. Quindi io penso una cosa, noi non dobbiamo avere paura di dire che l'esperienza di Riace è un'esperienza in sé rivoluzionaria, sicuramente,
e che forse l'unica cosa che si può imputare a Mimmo Lucano è quello di avere avuto un atteggiamento, questo sì, politico, nel senso che lui diceva: quando le persone finiscono il periodo diciamo assegnato di permanenza, io non gli dico vattene, se tu te ne vuoi andare te ne vai, se no rimani. Lì è stata la rivoluzione di Mimmo, lì è stato il non ossequio alle cosiddette regole dello Stato. Dopodiché io devo dirlo, ho avuto 13 anni come se fosse il peggiore delinquente assassino, e forse qualcosa che c'è stato è stato qualche diciamo inciampo di tipo amministrativo, lo dice lui stesso, datemi delle multe. Non possiamo derubricare l'esperienza di Riace così, dicendo ha avuto dei problemi. Io già ho difficoltà a parlarne stasera, ma perché temo che possa in qualche modo nuocere a quello che sarà adesso il processo di appello di Lucano. E poi un'altra cosa, e questo perché ci tenevo, perché avendola vissuta ormai da un paio d'anni, cioè da più di qualche anno in effetti, tra l'altro la solidarietà che ha Lucano è una solidarietà internazionale, è una solidarietà vera. Non ci sono solo... cioè, e riesce ad avere un appoggio e un apporto da parte di tante personalità importanti. Riguardo al libro, volendo insomma alleggerire in qualche modo, noi abbiamo Samo in Calabria, abbiamo Samo qui vicino, che proprio raccoglie i profughi dell'antica civiltà ellenica che diventò una civiltà ellenica magno-grecia, perché fuggirono esattamente a Samos. Quindi noi abbiamo Samo, quindi ci ritroviamo qui, e Samo ha questo aspetto, questo legame. E poi una domanda: i corridoi umanitari sono una cosa fantastica, e per l'appunto a Riace c'è una famiglia afghana, un paio di famiglie afghane che sono riuscite ad essere accolte al di là dell'esperienza amministrativa, perché questa va avanti, e le ho conosciute, insomma, sono persone che sono artisti, sono famiglie anche di persone artistiche che hanno abbandonato e che sono riuscite ad arrivare attraverso un corridoio umanitario a Riace. Parliamo di piccolissimi numeri. I corridoi umanitari sono una invenzione, forse si può dire, della comunità di Sant'Egidio, fantastica, però ancora troppo piccola. E come la domanda forse che è più pertinente è: come si potrebbe diciamo ampliare il corridoio umanitario, perché non sia legato a queste esperienze residuali minime che non possono affrontare il problema enorme della migrazione? Pensa che ci sia una possibilità in questo senso, si possa incidere, non con questo governo, perché è chiaro che questo governo si fa poi alla luna, però insomma, scusate se mi sono dilungata, però la sentivo tanto. Certo. Diciamo sono tante cose. Sicuramente ho visitato l'ambulatorio, cioè a Riace. L'idea era di mettere su un servizio di telemedicina con Riace, sulla stessa cosa. Poi effettivamente non l'abbiamo fatto, perché c'erano già i medici che ci andavano, gli specialisti, c'erano le ecografi che funzionavano, eccetera, eccetera, e poi non c'era tanta gente, soprattutto questa cosa qui, per cui abbiamo deciso insieme: no, lasciamo perdere, eccetera. E come far crescere i corridoi umanitari? C'è un libro di Roberto Morozzo uscito 2-3 mesi fa,
proprio i corridoi, si intitola I corridoi umanitari, che spiega la storia dei corridoi umanitari, che è stato fatto anche dalla comunità valdese, dagli evangelici, quindi qualcosa di ecumenico, e dalla chiesa cattolica. Solo una piccola realtà l'ha iniziata a fare, però la Francia, il Belgio, ci sono delle trattative. E anche con il ministro degli interni si sta continuando, non era scontato che questo accordo continuasse, però ci sono, devo dire, ecco, si dà un po' meno risalto anche, diciamo, mediaticamente quando arrivano, cioè, anche perché ormai, insomma, devo dire, ne sono arrivati, cioè, non parecchi, però insomma non fa più notizia quando prima delle famiglie arrivano. Poi si integrano abbastanza bene, si sono integrati così bene che mio figlio si è fidanzato con una siriana adesso, quindi io sono circondato, perché diciamo, cioè, quando c'è invitato a pranzo è una tragedia. Però certo, su quello che riace, secondo me è stata un'esperienza felice. Non entro, sicuramente ci sono state delle cose che appunto lo diceva lui stesso, appunto, datemi delle penalty, delle multe, eccetera eccetera eccetera, però a me dispiace, appunto, personalmente, che a un certo punto sembrava, appunto, che cioè, tutti i problemi della Calabria arrivavano da lui, mi sembrava assolutamente così eccessivo. È stata una storia di integrazione che secondo me potrebbe essere un modello che può essere ripreso. Non so come, io da un punto di vista politico mi muovo abbastanza male. Per quanto riguarda invece la prima parte, no, che un pochino raccontavo queste cose, allora, secondo me nello sforzo di scrivere questi libri, adesso io non ho scritti 8 di libri, diciamo, uno di telemedicina è una cosa pallosissima, quindi lasciate perdere, diciamo 7 sono un po' più narrativi, così, e all'inizio ho fatto una presentazione con Camilleri, che era ancora vivo, per una serie di cose, insomma, era il medico di base di Camilleri, dove andava in vacanza in Toscana, ha fatto una missione con me in Tanzania, quindi eravamo entrati in contatto, e quando gli hanno detto che doveva presentare il mio libro, Camilleri era una persona molto seria e quindi lo doveva leggere il libro, era il primo libro, 300 pagine, che si intitola La nostra Africa, e lui già non ci vedeva, e quindi si è fatto leggere il libro dalla moglie, e lui proprio poi l'ha pure scritto, e nel commentare poi in questa presentazione il mio libro diceva: oddio, ma hanno detto che devo leggere un libro sull'Africa, sui bambini malati, oddio mio, ma io che male ho fatto? Lui dice: c'ho 90 anni, non ci vedo, mi fanno male i denti, eccetera eccetera, ma perché? Dice: però me lo chiede Cristina, che era che non gli possiamo dire, vabbè, dai, inizia a leggere questo libro. E lui poi dice, e lì dice, mentre lo leggeva, lui si divertiva molto, e lui, devo dire, ha detto una cosa che un pochino era, chiaramente a me ha fatto piacere, insomma, perché ma rivendo ogni tanto, cioè, che fondamentalmente io ho uno stile molto ironico, che però cambio anche lo stile a seconda di quello che racconto, quindi a volte divento un po' drammatico, racconto delle situazioni che sono drammatiche, però oppure delle situazioni, diciamo così, paradossali, che diventano ironiche, eccetera. È chiaro che uno può parlarne un po' con ironia e con leggerezza se certe cose un pochino le ha vissute in prima persona, poi ci si è trovato anche coinvolto. Il mio problema qual è? È quello di scrivere libri che possano interessare la gente comune, cioè, perché sennò cosa succede? Che si occupa di corridoi umanitari solo chi è politico, chi è avvocato, chi si occupa di legislazione, e tutto il resto si delega sempre. Invece il fatto di scrivere, a parte una volta ha detto, uno mi ha fermato: dottore, ho letto il libro suo, veramente bello, guarda, proprio figa. Ma chi gli ha scritto? Proprio mi ha detto, come dire, cioè, che sembrava scritto bene, quindi non potevo essere io. Però
cioè voglio dire, secondo me il problema è scrivere in modo leggero, in modo che può arrivare a persone che di per sé se lo potrebbero leggere, non dico come se leggono un romanzo o un giallo, perché non è così, però fanno anche un po' divertire, e in fondo la vita di tutti è anche un po' così, un po' uno piange, un po' uno ride, un po' sorride, un po'. E anzi, secondo me c'è anche un'altra verità, che forse è un po' più profonda, che uno per poter ridere deve anche un po' imparare a piangere, in un certo senso, cioè nel senso deve essere anche coinvolto su alcune cose e anche farsi coinvolgere da altri, non soltanto sui propri. Però mo sta a fare un po' troppo complicata, però insomma, ok, finisco così. E poi, andando ringrazio la dottoressa, il motivo per cui abbiamo fatto questa serata era quello proprio di cambiare un attimo la vista del tema in maniera un pochino più, come ha detto lei dottoressa, marchettistica, con Michelangelo, con il suo modo ironico di raccontare qualcosa di drammatico, e contaminare un po' la nostra popolazione a un tema che è visto in maniera troppo black. Invece si può vedere anche in un altro modo, un modo con un po' più di sorriso e dando un po' più di speranza. Questo era l'obiettivo che ho voluto avere per questa serata. Voi avete risposto tanto, vi ringrazio. Domande? Altrimenti parto con la mia. Domande? No, ancora state elaborando, va bene. Allora, ritorniamo sul punto. Su un punto che ha fatto tremare me. Quando io ti ho chiesto come possiamo aiutare, no? Tu hai detto delle cose, c'è questo e quello, no? E a me è arrivato come se dovessi accollarmi una famiglia addosso per aiutare queste persone. Un momento, aspetta. Detta così, siamo calmi, no? Andiamo invece sulle cose più semplici. Queste persone che arrivano, poi alla fine di che cosa hanno bisogno? Hanno bisogno delle indicazioni, dov'è la questura, dov'è la macelleria, dov'è il supermercato, dove posso andare a chiedere un posto di lavoro, cioè cose che sono più di supporto, come dire, verbale che sostanziale. E questo però lo devi spiegare tu, altrimenti poi dici, ma come facciamo? No? Allora, un'altra cosa molto banale, scuola italiano, cioè uno che viene, la prima difficoltà per chi è all'estero è non poter parlare, vuol dire ancor di più non aver diritti. Allora, organizzare, io penso qui, penso pure voi, insomma, le conoscete, cioè ci sono, organizzate piccoli gruppi di scuola italiano per dare un'idea o dare un sostegno, cioè, ecco, le cose possono essere più differenti, non deve essere per forza il marchio Sant'Egidio, cioè non è che c'è, però ci sono anche tante realtà che fanno. Don Pino De Masi, che oggi doveva essere qui, che è stato pure sbagliato il nome, che, vabbè, però insomma è uno che ha fatto a Polistena, insomma ha fatto un sacco di cose e ha fatto l'ambulatorio di emergency per gli stranieri e per gli italiani, infatti questo è fondamentale, insomma, così. Insomma, praticamente io di tanto in tanto vedo delle persone in strada messe male, ma veramente male, dico, ma com'è possibile in un mondo civile poter immaginare che da un lato c'è opulenza e dall'altro lato gli manca il panino per passare la giornata? E queste cose, penso, come le penso io, penso che le pensiamo tutti. Ed è il caso, come si dice, di pensare anche ad una possibile risposta a queste nostre lucubrazioni. Una ci è arrivata oggi da te, ma le altre possiamo pure immaginare di organizzarle noi. Prego. No, mi suscitavi solo una cosa, poi finiamo, perché quelli che dicono che quando le presentazioni di libro durano più di un'ora, poi la gente non è proprio. Cioè questa cosa che mi dicevi,
cosa si può fare, eccetera. Intanto c'è un rapporto personale con una persona che tu incontri. E qui c'è un aspetto personale, ma c'è anche un aspetto religioso. Se voi ci pensate, la parabola del povero Lazzaro e del ricco Epulone, Luca 16, mi sembra, noi sappiamo che nella parabola c'era un ricco che banchettava la tua mente, che vestiva di raso, eccetera, eccetera, e c'era un povero fuori dalla sua mensa che bramava di cibarsi con le briciole che cadevano sul suo tavolo. Il povero si chiama Lazzaro, il ricco non sappiamo come si chiamava. Cioè, è quasi dire, guarda che tu, un po', ma anche che per, diciamo così, per un cristiano e per il Signore sono più preziosi la gente povera, ma anche, è una domanda per noi, dire guarda, dobbiamo fermarci con un nome, con una persona, e questo qui poi, diciamo, ti cambia la vita, ti riapre la vita, perché è un rapporto personale che si instaura, mentre a livello alto, politico, eccetera, eccetera, la gente ha dei ruoli senza nome, eccetera, e talvolta fa anche male. Adesso lo sto facendo un po' troppo banale, insomma, non è il lavoro mio, però voglio dire, però sono una riflessione per dire che i più poveri hanno un nome. Avere un nome vuol dire essere considerato da qualcuno, essere guardato negli occhi, avere un nome, avere una storia, e avere, poter parlare, potersi sentire sostenuto è fondamentale. Questo a diversi livelli. Sì, prego. C'è Pino. Pino, avvicinati piano piano da questa parte. Naturalmente ben vengano le associazioni, però sono molto critico su questo, in quanto mancano un substrato molto fondamentale e importante, che è la politica, sia a livello locale e sia a livello nazionale. Grazie. Per poter superare tutte queste vicissitudini che abbiamo, soprattutto in Calabria, vedi gli ospedali, il problema sanitario, eccetera, eccetera. Mimmo Lucano, secondo me, secondo quello che ho letto sui giornali, è stata per me una persona molto importante per lo sviluppo di questi problemi. Grazie. Sì, qui se apriamo il discorso alla politica, è chiaro che adesso non voglio entrare nel qualunquismo, ecco, però è chiaro che spesso la politica è lontana, eccetera, ma c'è anche un modo di far politica che può essere anche i corridoi umanitari. Sono un modo di far politica, hanno aperto una strada anche in Europa. Le trattative di pace sono un modo di far politica. Non è detto che per far politica bisogna entrare nelle associazioni, nei meccanismi della politica, però insomma dico ovvietà. Anzi, a volte c'è più forza nello stare di fuori, perché poi a seconda di come gira il vento tu. Allora, chi era l'altro che aveva chiesto di parlare? Non c'era? No, c'era un altro, no, se n'è andato, ha avuto paura. Allora, quella manina alzata si è rimessa giù. Allora, se non avete altre... No, vorrei concludere. C'era qualcosa che... Nel senso che il sottoscritto è iscritto a tante associazioni, di cui una ha Assieme Soccorso per quanto riguarda il problema sanitario, e l'altro per quanto riguarda il sociale, nella casa di riposo Sant'Antonio, dove è gestita da suore e dove ci sono delle persone anziane che hanno bisogno di aiuto anche esterno. Grazie. Ma lui è un dottore, per chi non lo sapesse. Sì, ecco, la panina si è alzata. Vieni, fammi dire, vieni da questa parte. Forse quello che dirò non è a carattere generale, diciamo così. Lei ha fatto un discorso specifico, no? Ha fatto un discorso specifico su un problema reale che interessa, ci coinvolge, interessa tutti noi. Però non voglio fare una lezione, però sostanzialmente il problema dell'immigrazione è un problema che l'Occidente si deve sobbarcare sulle proprie spalle, perché il responsabile primario
della situazione attuale è l'Occidente, cioè i paesi sviluppati. Paesi sviluppati, come tutti sappiamo, per decenni hanno portato avanti delle politiche coloniali, hanno sfruttato gli stati africani, asiatici, hanno creato le premesse per delle lotte intestine che attualmente interessano diverse località. Lei ha accennato Mozambico, ha accennato l'Etiopia, eccetera. Cioè, voglio dire, no? In una società che è completamente globalizzata, dobbiamo metterci l'anima in pace. L'immigrazione è un dato di fatto, la dobbiamo accettare così com'è. Possiamo regolarizzarla, normalizzarla, ma è un fatto che è irreversibile. Cioè, se noi pensiamo a quello che succede nel Sahel, che si sta desertificando, se noi pensiamo a quello che abbiamo combinato in Iraq, in Afghanistan, in Siria attualmente, ma come possiamo poi contestare che questa gente viene da noi, viene sulle nostre coste, sulle nostre spiagge? Ci vuole un cambiamento di mentalità da parte dell'Occidente. Noi dobbiamo essere accoglienti nei confronti di questa gente, perché siamo colpevoli di quello che sta succedendo, di quello che succede. Siamo i primi responsabili. Sì, cioè è chiaro che i problemi sono tanti, siamo stati pure noi, non è solo l'Africa, sono le dittature, sono le guerre, certo, allora si parla pure della desertificazione, cioè che colpisce, si parla anche della colonizzazione economica della Cina che va lì, prende foreste, prende legnami. Una delle teorie, per esempio, di Ebola, ma anche di altre malattie, anche questo, cioè, è chiaro che possiamo dire, però c'è questa realtà. Poi davanti alla realtà, ora uno è bene che si interroga su queste cose, se le studia, se legge, eccetera, per capire la complessità di un problema. Ecco, diciamo, questo intervento è che non è che c'è di chi è la colpa di una persona, eccetera, ma sono tanti atteggiamenti e quindi anche le risposte devono essere più diverse e più diversificate. L'emigrazione, ho sentito una volta a un convegno una cosa che era calzante, è come un palloncino. Cioè, tu l'aria sta dentro, da qualche parte deve andare, non la riesci a bloccare. Se tu premi da una parte, il palloncino si dilata dall'altra. Tu chiudi il Mediterraneo, aumenta la strada dei Balcani, eccetera, e cose simili, insomma. Comunque sono, è chiaro che, voglio dire, è giusto pensare con i grandi sistemi, ma poi ogni tanto ci fa bene tornare nel guardare, e appunto è quello che dice Zuppi nella prefazione, guardare una persona negli occhi, e questo ti cambia tutto. Poi è tanto, è poco, 7.000 persone per i demonetari sono poche, sono tante, cioè, è chiaro, però certo sono poche, però per chi ha incontrato tu gli cambi la vita. Poi cioè, c'è anche il dramma e il mistero del male che è forte, insomma, in tanti suoi aspetti. Penso che siamo arrivati alla frutta, come si dice. Sì. Ce ne stavi in Sì, no, va bene. Allora, concludiamo allora questa serata, chiaramente ringraziando Michelangelo, ringraziando Alessandro, e aggiungo una piccola cosa. Noi nel nostro quotidiano è inutile che proviamo ad immaginare come risolvere le questioni del mondo, ma proviamo a risolvere qualche cosina nel nostro piccolo quotidianamente, ma proprio piccola. Provo a dire una cosa. Ricordandoci che siamo una comunità, vogliamoci bene. Se noi siamo messi così, evidentemente perché non ci vogliamo veramente bene, facciamo finta di volerci. Va bene, l'appuntamento allora è per domani sera parleremo di scuola, responsabile. Quale scuola? La scuola che abbiamo frequentato, quella che frequentano i nostri figli, quella che viviamo quotidianamente, con le preoccupazioni, con le aspettative. Vediamo cosa ne esce fuori. Intanto vi ringrazio per la pazienza e
per la partecipazione e vi do l'appuntamento a domani sera, stessa ora, stesso posto. Grazie a tutti. Ah, questo è uno spot pubblicitario, se qualcuno vuole comprare il libro è da quella parte, ci sarà pure lo sconto. Arrivederci a tutti domani.